Una bella iniziativa quella di stasera qui a Porto Bolaro, ecco. Sì, ecco, devo dire che abbiamo avuto anche delle difficoltà perché abbiamo pensato anche di rinviare questo appuntamento per le note questioni che riguardano il propagarsi del Covid. Però poi abbiamo invece ritenuto di realizzare questa iniziativa perché è importante ricordarsi di noi stessi, è importante portare al centro dell'attenzione la solidarietà, che è importante come il lavoro, è importante come la famiglia, ma la solidarietà in particolare ci dà l'opportunità di essere generosi, di scoprirci come comunità, di aiutare, di essere a fianco proprio delle persone che sono in più difficoltà e che magari soffrono ancora di più le emarginazioni in un contesto come questo di Covid, di pandemia. Allora il nostro club, che è il Kiwanis, ha come obiettivo quello di servire i bambini di tutto il mondo e per stasera ha organizzato questa tombolata, il cui devoluto andrà interamente a un'associazione che è la Casa di Eracle, che è un'associazione pregiatissima, la quale in particolare tutela e sostiene le famiglie e i genitori con bambini nati prematuri o comunque che hanno delle patologie o delle disabilità già al momento della nascita e quindi li sostengono attraverso magari un sistema di accoglienza che passa attraverso anche delle strutture, una casa, infatti la Casa di Eracle, c'è infatti una stanza che viene messa a servizio dei genitori che magari devono stare per parecchio tempo vicino all'ospedale per aspettare che il figlio possa superare il primo momento di crisi dopo la nascita, appunto perché è nato prematuro, e poi magari danno anche delle attrezzature, delle dotazioni sanitarie all'ospedale. Quindi ripeto, si tratta di un'iniziativa importante, l'abbiamo mantenuta e speriamo che possa dare i suoi frutti anche in questo Natale. Auguri a tutti. La partecipazione anche di Pasquale Capri, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo artista, ci ha fatto molto piacere registrare la sua disponibilità, sarà qui con noi con le sue simpaticissime invitazioni e sarà sicuramente un momento anche, ripeto, di cordialità e di amicizia. Il Covid non ci deve fare dimenticare l'amicizia, non ci deve fare dimenticare la solidarietà, chiaramente tutto questo nel contesto della responsabilità, quindi chi verrà qua sarà assolutamente vaccinato, chiederemo all'ingresso il super green pass rafforzato e poi come vedete saremo tutti con le mascherine FFP2, quindi responsabilità nell'amicizia e nella solidarietà. Signor Podarti, in questo momento signor Podarti, praticamente, con signor Lamberto, dottor Lamberti, Sono Marra. Allora sono io, dottor Lamberti, che dei minimi siano ancora a te preso. Sì, sì. Patta se banda sono. Ecco, allora. Sì, d'accordo. Oh, compare, è vero che tu faccio una faccia adatta, comunque. Sì, ma quando... ho fatto una domanda importante, la beneficenza che è fondamentale. E allora, quando la solidarietà chiama, noi rispondiamo presente, anche come sindaci, come amministratori, con questa voce, provi con qualcosa di più. Allora, un grandissimo senso di responsabilità lo facciamo per il bene del nostro paese, grazie al Comitato Tecnico Scientifico, al Kiwanis, alla Scuola di Esperti, a Francesco Nugara. Esattamente, iniziative simili, non solo a Natale, secondo me dovrebbero essere fatte un po' di più perché al mondo c'è tanto bisogno, quindi seguendo l'esempio del Kiwanis magari facciamo anche altri club service oltre. Questo sì, solidarietà, beneficenza, aiutare gli altri, però ad ammanare sempre la matina sì. Ma a Natale si può dare di più, quindi va bene, grazie. Grazie.